i podcast di LCN Sport. Vogliamo andare in finale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sabato 6 maggio 2023, diario 1912, la Calciolecco Day by Day. Questo virgolettato con cui ho aperto l'appuntamento odierno è da attribuire a mister Luciano Foschi. Mister Luciano Foschi che è tornato a parlare a tutta la stampa lecchese, quindi senza poi riservarsi solamente a una testata piuttosto che a un'altra. Ha preferito insomma andare verso la pluralità, ha parlato quindi a tutti voi tramite noi e ha dato un'indicazione precisa su quello che vuole essere l'obiettivo finale di questa stagione, il mostro finale come si direbbe nei videogiochi, quindi arrivare in fondo a questa di fatto terza competizione stagionale, perché come abbiamo già detto nei giorni scorsi non c'è più, così come invece era successo durante le passate annate, la continuità rispetto alla stagione regolare, perché in teoria si sarebbe già dovuti partire il 30 di aprile con questi playoff, invece sarà questa la seconda domenica senza il ritorno in campo. Si farà l'11, quindi di tempo, tra l'altro ne passerà ancora un po', passerà anche un'altra domenica senza partite giocate, e lo si farà quindi solo di giovedì. Poi appunto il 14 non giocherà, lo farà il 18 e il 22, prima in trasferta poi in casa. Ecco, su questo tema mister Foschi ha parlato, sembra che avere un po' il pronostico in testa su quello che potrebbe essere la rosa ristretta delle squadre che le andrà ad affrontare, ma sappiamo benissimo che poi i playoff sono storia a sé, sappiamo benissimo che non troppe stagioni fa, sono un paio, arrivò quasi fino in fondo l'Albion F che chiuse la stagione al sesto settimo posto, adesso non ricordo di preciso, ma fondamentalmente cambia pochissimo perché comunque partì proprio dalla prima gara, dal primo turno dei playoff del girone, arrivò fino alla semifinale, al 118esimo della semifinale di ritorno ad Alessandria, era ancora fortemente in corsa per arrivare quindi all'atto finale, quindi è anche giusto che l'Eco ci creda in una stagione così strana, sì il nostro girone, ma che comunque vuol dire anche magari aver messo qualcosa di più a livello di competitività, perché in questo girone si è giocato fino all'ultimo per quasi tutti gli obiettivi, per i playoff praticamente quasi tutti i piazzamenti sono stati definiti solo alla fine, anche per quanto riguarda i playout sono state 5 squadre in ballo fino all'ultimo secondo, e adesso questo è anche tra l'altro un tema su cui torniamo a dire la nostra perché abbiamo informazioni abbastanza fresche, ed ecco che quindi siamo arrivati finalmente a far parlare il campo. Il Lecco ha giocato giovedì e non era stato comunicato da nessuna delle due parti un amichevole con il Sondrio, tra l'altro ricorderete la follia estiva portata dal Sondrio a Riga Monticeppi con le squadre che finirono letteralmente in rissa, e c'è ancora il video, ci sarà insomma ad imperitura memoria il video su YouTube, lo trovate sul nostro canale se volete farvi un'idea, con il Sondrio che picchiò dal primo all'ultimo minuto e insomma lo mise sulla garra, usiamo il termine argentino perché insomma la rappresentanza è abbastanza elevata. Ed ecco che invece poi l'Eco è tornato a affrontare una gara con il Sondrio giovedì, tra l'altro Foschi non ne ha neanche parlato in termini di risultato, è stata tenuta segreta questa amichevole alla piazza ma in generale un po' tutti, e quindi sarà finalmente quantomeno oggi la possibilità di tornare a vedere il l'Eco in campo. Lo farà con la Primavera 3 guidata dal mister Roberto Mastronardo, che ha finito la propria stagione l'1 di aprile non qualificandosi alle semifinali playoff, di conseguenza la squadra che non gioca una partita vera da più di un mese e 6 giorni, quindi non immaginiamo abbia una grandissima condizione, però comunque un passaggio abbastanza classico quello della sfida in famiglia quando si parla di questo tipo di preparazioni. Ecco, l'Eco sta facendo una nuova preparazione di fatto verso i playoff, oggi sarà interessante vedere anche come
come si andrà in campo. Ecco, andranno in campo anche delle partite vere, delle partite da vita o morte, perché quando si parla di playout, in tanti casi sportivamente parlando ovviamente, però questa etichetta ci sta tutta. Oggi scenderanno in campo Trieste e San Giuliano, scenderanno in campo Albino Leffe Mantova, si giocherà anche negli altri gironi, però permettetemi di fare una considerazione: giocare i playout in questa condizione è una follia, perché non ci sono verdetti definiti, perché ad esempio giusto ieri al Monterosi non sono stati ridati 2 punti e si discute ancora della Viterbese col verdetto che dovrebbe arrivare il 10, e allora che si fa? Si ripristina la sfida, se la Viterbese danno i punti, la Turis di fatto si leva da ogni impiccio possibile, era in posizione di tiro abbastanza ravvicinata per il Monterosi, che però avrebbe avuto bisogno di questa restituzione di punti, questi 2 punti sempre per tematiche simili si era, per riuscire a scavalcare i campani. Invece così non succederà, e quindi ripeto, la Viterbese torna prepotentemente in ballo in questo discorso. Viterbese che tra l'altro ha dato idea anche di star bene, perché ha giocato con il Latina, ha vinto 3-1, quindi è una squadra che ci crede, che continua ad allenarsi e che ha anche una certa fiducia nella possibilità di andarsi a disputare questo doppio playout con il Monterosi, che invece potrebbe vivere un piccolo incubo se dovesse veder messo in discussione un verdetto che pareva ormai aver acquisito sul campo. Per quanto ci riguarda invece, sapete benissimo che sulla Triestina pende un procedimento di giustizia sportiva per illecito, è stata aperta questa indagine, quindi assolutamente non è una questione di poco conto, anzi tutt'altro, perché ci riguarda trattandosi di squadra del nostro girone. Però oggi la Triestina scenderà in campo in casa appunto con il San Giuliano, e poi però dovrebbe potenzialmente conoscere, dopo aver giocato, delle notizie difficili da mandar giù a cose ormai partite. Ecco, il procedimento di inchiesta è il numero 914, quindi c'è anche un numero, c'è insomma una questione seria in ballo che sarà dibattuta la prossima settimana, e non capisco sinceramente perché non si sia fatta una scelta precisa, quella di sospendere anche i playout, ma anche perché anche negli altri gironi ci sono problemi e la settimana prossima potrebbero arrivare dei verdetti. A sto punto si poteva procrastinare di una giornata e basta. Neanche Albino Leffe Mantova si doveva giocare, per come la penso io, perché comunque con la Triestina ancora in ballo che potrebbe venire penalizzata, Albino Leffe Mantova potrebbero cambiare sfidanti in caso di appunto conferma di quelle che sono le ipotesi legate all'inchiesta. Eppure pure oggi si scenderà in campo, magari domani faremo un punto anche su questa situazione, sulle gare d'andata sicuramente lo faremo, su Lecco con la Primavera, quindi l'amichevole in famiglia. Foschi non dovrebbe parlare dopo la gara, vedremo se sarà concessa qualche intervista da qualche tesserato, qualche dirigente blu celeste, e quindi comunque saremo qua a raccontarvela, a darvi le nostre impressioni. Quindi seguiteci su lcnsport.it, perché comunque nel tardo pomeriggio vi daremo conto di questo test match. Buona giornata a tutti, buon fine settimana e forza Lecco sempre.